Buonasera. Intanto vorrei ringraziare il professor Pizzini Rolando che ha organizzato questo ciclo sull'Amazzonia e in particolare ricordo che il professor Pizzini è autore di un libro che ha avuto molto successo e che è la terza edizione, certo. Il cui titolo è Ecco perché siamo tutti cattivi. Ecco perché siamo tutti cattivi. Noi non parleremo solo di cattiveria questa sera, sia ben chiaro. Comunque, molti auguri, buon ascolto e sentiamo la dottoressa Tosi che avrà delle cose interessanti da dirci. Prego. Grazie professor Pignoli. Ecco, io brevemente presento la relatrice di questa sera che è la dottoressa Chiara Tosi, naturalista e ambientalista, che ha preso, diciamo, il mio posto come presidente dell'Associazione Trentino Sieni, che ha una grande storia in ambito ambientale, soprattutto lo spiegherà la dottoressa Tosi in Amazzonia, e ha curato anche per molti anni i rapporti con la provincia autonoma di Trento. Ecco, un piccolo episodio, io sulla coscienza, una rottura del braccio di Chiara Tosi, perché un giorno ci siamo quindi in Amazzonia, pioveva di rotto, ero al computerino dell'ufficetto, si ricorda benissimo, certo. E la chiamai d'urgenza, non ricordo per quale motivo, lei corse e scivolò sul fango e si ruppe un braccio. Ecco, rompersi un braccio in Amazzonia non è come rompersi un braccio a Trento, e quindi lei, poveretta, che mi sento ancora in colpa, ha dovuto prendersi una canoa e penso per 500 km, non so, sì, canoa era 15 ore di canoa. 15 ore di canoa per andare ad aggiustarsi presso poco, per così dire, questo braccio, e poi in modo veramente eroico è ritornata e non mi ha nemmeno sgridato. No, no. E quindi presento molto volentieri Chiara e vi lascio la serata in mano a lei. Grazie. Grazie mille. No, Rolando, io potevo mettere le scarpe, certo che correvo senza scarpe, quindi. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti questa sera, grazie al professor Tognoli e all'Associazione Rosmini per questo meraviglioso invito che abbiamo accolto con grandissima gioia, perché siamo sempre contenti di andare nelle città, poi Trento è insomma la nostra città che insomma ci ha visto nascere, e siamo sempre contenti di parlare alle persone, di sensibilizzare il pubblico su un tema che oggi è di importanza veramente cruciale, che è la conservazione dell'Amazzonia. Io mi chiamo Chiara Tosi, sono appunto naturalista e ambientalista, sono dal 2015 presidente di Trentino Insieme, che dal 2004 opera per portare supporto, sostegno, aiuto alle popolazioni che hanno più bisogno nei paesi in via di sviluppo. Abbiamo fatto progetti anche in Africa, ma questa sera vi parlerò soprattutto dell'Amazzonia, che è da sempre, da quando Trentino Insieme è nata, il nostro luogo di eccellenza, perché riteniamo che sia l'hotspot più importante da proteggere a livello globale, non soltanto per la ricchezza di biodiversità, per la ricchezza di risorse naturali e anche la ricchezza di umanità e di cultura tradizionale, ma perché in questo momento l'Amazzonia gioca un ruolo cruciale nello stabilizzare la crisi climatica che è in atto, è innegabile ed è gravissima. Partiamo quindi in questo viaggio, vi racconterò non solo cosa fa Trentino Insieme, ma anche e soprattutto dove operiamo. Noi siamo in Amazzonia ormai da insomma quasi 20 anni e ci occupiamo di conservazione ambientale e sostegno sociale, quindi noi cerchiamo di agire su due fronti: il primo è proteggere la foresta, il secondo è sostenere gli abitanti nativi nella lotta in difesa della foresta, ma soprattutto in una crescita che sia sostenibile, ecocompatibile e nel rispetto della natura. Il bioma Amazzonia è, insomma, immaginerete o forse lo saprete o avete già letto da qualche parte, immenso,
è un continente, sono 6 milioni di chilometri quadrati ed è la più grande foresta tropicale al mondo. Il 65% di tutta l'Amazzonia, che come vedete tocca diversi stati, no, del Sud America, il 65% è in Brasile, quindi il Brasile contiene più della metà di questo immenso patrimonio naturale. Dicevo prima che è cruciale per combattere il climate change perché nella foresta amazzonica accadono meccanismi climatici, ambientali e meteorologici tali per cui è possibile stabilizzare il clima intero del pianeta. L'Amazzonia ha un patrimonio di specie arboree e specie animali gigantesco. Io qui ho riportato un po' di dati solo per farvi capire veramente l'imponenza della biodiversità amazzonica. Sono 400 milioni di alberi, più o meno, naturalmente, insomma, sono diciamo gli ultimi dati presi proprio da questo grandissimo studio che è uscito il mese scorso, che riguarda l'Amazzonia nella sua complessità, cioè il 13% delle specie arboree di tutto il pianeta. Ospita il 40% delle foreste pluviali tropicali rimaste sulla Terra ed è una regione ecologica mega diversa, cioè perché ospita appunto una concentrazione di biodiversità elevatissima. Si pensa dal 10 al 30% di tutte le specie del mondo. La foresta amazzonica è anche un importantissimo serbatoio di carbonio. Sentiamo parlare del carbonio in questi anni legato all'anidride carbonica, cioè all'effetto serra che sta contribuendo al riscaldamento globale. Ad emettere l'anidride carbonica è l'uomo, con le sue attività ormai diventate invasive e distruttive. La foresta che cosa fa? Controbilancia l'effetto serra stoccando carbonio proprio nei tronchi degli alberi. E pensate che la sola vegetazione della foresta contiene il 15% di tutto il carbonio terrestre. E parliamo di una quantità che va da 150 a 200 miliardi di tonnellate tra alberi e suolo, naturalmente. L'Amazzonia è unica, è ricchissima, è importantissima, ma è anche minacciata. Non lo è da oggi, non lo è da ieri, sono tanti anni che l'Amazzonia è sottoposta a minacce umane dal grandissimo impatto, però probabilmente in questi ultimi anni anche il mondo industrializzato se ne sta rendendo conto e tanto si sta muovendo per conservarla e per proteggerla. I driver che minacciano la stabilità e il benessere dell'Amazzonia sono di tipo preciso e sono ormai identificati, sono la deforestazione e il degrado degli habitat, lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, pensiamo all'estrazione mineraria per esempio, o al prelievo di specie legnose che sono pregiate e interessano soprattutto ai paesi industrializzati come l'Europa e il Nord America. L'alterazione degli ecosistemi, quindi l'inquinamento, lo sviluppo antropico, poi vi spiegherò meglio tutti questi fattori, quanto incidono e come incidono sulla stabilità dell'Amazzonia e ovviamente anche i cambiamenti climatici. Pensate che, dicevamo prima dell'effetto serra, non fa altro che aumentare la temperatura del pianeta, no? Quella che probabilmente sentite chiamare la febbre del pianeta. L'aumento della temperatura globale non fa altro che ridurre l'umidità della foresta e ridurre la resilienza della foresta. Questo causa, in un luogo che prima era molto umido e molto resistente, causa invece lunghi periodi di siccità, una diminuzione drammatica delle precipitazioni e una vulnerabilità molto più accesa agli incendi, per esempio. Ecco perché negli ultimi 10 anni gli incendi sono centuplicati in Amazzonia. I dati non sono, diciamo, incoraggianti, perché purtroppo ecco, la parte verde è la parte intatta, la parte gialla sta a rappresentare le aree che purtroppo sono state già degradate o deforestate. L'arco storico di deforestazione che c'è da diversi decenni è quello a sud.
che è appunto un arco, considerate che Giuce è la parte più industrializzata del Brasile, che preme verso l'alto, verso la parte forestale, mangiandosi la foresta, che diventa appunto luogo di estrazione di legname, luogo di incendi per fare pascoli, dove mettere gli allevamenti per la produzione di carne. In realtà c'è un nuovo arco che arriva da nord, che ancora adesso diciamo non è grande come quello da sud, però è preoccupante, perché ovviamente rischia non solo di frammentare l'Amazzonia, ma di stringerla sempre di più in un corridoio centrale che sta diventando sempre più sottile. Pensate che ad oggi sono andate perdute quasi due Germanie di foresta, cioè dell'estensione equivalente a due Germanie perdute completamente, e solo nel 2020 sono stati deforestati 11.000 km quadrati. Vi spiegherò bene dopo, ma Trentino Insieme opera proprio dove c'è la A di Amazon River, vedete là in alto, noi siamo in quell'area là, un po' più verso sinistra. Quella è la nostra area di progetto, ma dopo ci arriviamo. Ve ne ho parlato insomma anche prima, tante le ragioni della distruzione, che sono ragioni principalmente legate alla domanda che arriva dai paesi industrializzati, nel senso che l'Amazzonia è stata considerata fino ad ora luogo di estrazione e di produzione di materie prime che servono ai paesi industrializzati. L'Europa è tra i primi posti e abbiamo monocolture di soia per foraggiare il bestiame che serve a produrre carne per noi che siamo tanto abituati a mangiare carne, l'estrazione di legname che spesso è illegale, l'estrazione di materie prime, oro, petrolio, diamanti, ferro, traffico di specie protette, incendi che sono appunto il metodo con cui la foresta viene rasa al suolo per preparare la creazione di pascoli, perché l'incendio fa in modo che molte sostanze nutrienti contenute negli alberi penetrino il terreno e diventino diciamo nutrimento adatto all'agricoltura o anche all'erba che viene poi mangiata dal bestiame. E poi abbiamo la realizzazione di infrastrutture. Il Brasile soprattutto ha dei piani governativi molto severi rispetto all'Amazzonia che prevedono uno sviluppo di tipo urbano-industriale, cioè loro vogliono togliere la foresta per poter creare insediamenti urbani, dighe, infrastrutture elettriche, impianti per la produzione di energia, e tutto questo ovviamente rappresenta una minaccia. E infine ovviamente anche la pesca intensiva, che non è in alcun modo regolamentata e spesso è illegale anche ad opera delle piccole comunità, cioè in questo caso non sono le grandi multinazionali ma sono i piccoli villaggi che non recepiscono le indicazioni diciamo di tutela delle specie ittiche protette, ma pescano e commerciano senza molto riguardo. Ecco qua, il Brasile è il secondo produttore mondiale di soia e l'Europa e la Cina importano milioni di tonnellate di soia dall'Amazzonia per foraggiare il bestiame. Pensate, leggevo un dato abbastanza sconvolgente del WWF, che ha appena fatto una campagna che si chiama Food for Future e ha calcolato che ogni cittadino solo in Europa consuma circa 60 kg di soia all'anno, e non è il tofu, ma è la soia nascosta, cioè che c'è dietro alla produzione di carne. Quindi noi ingeriamo, tra virgolette, questo ingrediente che non è nei nostri piatti, non è nella ricetta, ma è servito per produrre i piatti che portiamo a tavola. E questo è un consumo indiretto, chiaramente, ma ha un grandissimo impatto ambientale. Queste mappe che vi mostro adesso sono molto interessanti perché vi fanno capire come tutti questi fattori incidano in maniera cumulativa. Visto uno per uno, questo è l'impatto della deforestazione, ne parlavamo prima, è l'arco rosso e là in alto l'arco bianco. Adesso guardiamo gli incendi, che ovviamente sono soprattutto nella parte meridionale dell'Amazzonia, un pochino anche lì in alto. Ecco, per esempio, noi siamo proprio, se avessi un bastoncino ve lo farei vedere, ma dopo lo vedrete meglio.
Questi sono gli impatti degli incendi che, ricordate, come vi spiegavo prima, con la crisi climatica non fanno altro che aumentare, ovviamente, perché la foresta è più debole. Poi tutto il mondo questo, no? È un po' in tutto il mondo, certo, assolutamente, assolutamente. Perché il riscaldamento è globale, quindi è... Queste sono le centrali idroelettriche, le dighe e i sistemi di controllo dei fiumi, costruiti o in programma da costruire, e guardate sempre lì, nel senso che voi vedete due leggende che sono le aree protette e le aree indigene, quindi guardate anche prima, no? Come queste attività impattino proprio anche le aree abitate dagli indigeni o comunque le aree protette. Qui abbiamo le infrastrutture stradali e le reti di distribuzione dell'energia. Anche lì è un piano di sviluppo che è folle, no? Per noi, soprattutto che oggi abbiamo infatti di studi di valutazione ambientale, studi di fattibilità, a nessuno mai verrebbe in mente di tranciare in due l'Amazzonia, perché dal punto di vista ecologico vuol dire frammentare completamente un habitat e interrompere le sinergie e gli equilibri naturali tra le specie. Qui abbiamo l'estrazione mineraria e l'inquinamento ambientale da metalli pesanti, mi riferisco ovviamente al mercurio che viene usato per far decantare l'oro e per poterlo estrarre. E qui abbiamo l'estrazione di gas, petrolio e combustibili. Perché vi mostro queste mappe tutte separate? Perché complessivamente ecco che tipo di danno provocano all'Amazzonia nella sua estensione globale. Guardate, se guardiamo questa mappa che somma gli incendi, le dighe, l'estrazione mineraria, la deforestazione, abbiamo veramente uno scenario drammatico in cui pochissimo verde rimane intatto e questo insomma ci deve far riflettere. Considerate prima il presidente dell'associazione, lei è presidente, giusto? Mi chiedeva insomma cosa ne pensavo di Bolsonaro, ora lungi dal fare qualsiasi tipo di commento politico, che viene da sé peraltro, ma vi dico solo che Bolsonaro dal 2019 ha tagliato i fondi al Ministero dell'Ambiente, all'IBAMA, all'ICM Bio, che sono le grandi agenzie di protezione forestale, di circa 7,3 milioni di dollari all'anno. E il real brasiliano sono tantissimi. E questo vuol dire togliere a queste agenzie la possibilità di operare, gestire, controllare, monitorare, intervenire, vuol dire lasciarle da sole e vuol dire lasciare spazio ovviamente a qualsiasi tipo di aggressione, no? Vi faccio vedere delle foto perché secondo me sono proprio impressionanti. Questa sembra la Toscana e invece sono aree in cui la deforestazione e la monocoltura di soia ha fatto il suo corso, nel senso che si opera in questo modo lasciando queste isole di bosco, che non servono a nulla chiaramente perché diventano isole morte, e creando tutti questi corridoi di territorio deforestato che sono impressionanti. Non c'è solo l'ambiente ovviamente in Amazzonia, non ci sono solo gli alberi, ma l'Amazzonia è abitata, ci sono popolazioni che da secoli, da millenni vivono in Amazzonia e che negli ultimi 70 anni sono cresciute moltissimo perché c'è stata ovviamente anche un'espansione demografica. Pensate che nel 1960 l'Amazzonia aveva circa 6 milioni di abitanti, quindi pochissimi, e ora siamo a 40 milioni, dato del mese scorso. Il problema è che sono popolazioni che non hanno nessun tipo di supporto governativo, non hanno programmi educativi o scolastici, non hanno assistenza sanitaria, vengono lasciate completamente a loro stesse e spesso anche vengono costrette a lasciare la foresta per emigrare verso le grandi città. Le grandi città non sono fonte di speranza e di nuove opportunità per chi non è preparato, per chi non ha studiato e non ha la formazione. E quindi queste popolazioni non fanno altro che andare a ingrossare le baraccopoli, a ingigantire le favelas che crescono intorno alle grandi metropoli
creando intanto forte conflitto sociale tra lo Stato e queste popolazioni, e poi creando situazioni di emarginazione, criminalità ed estrema povertà, quindi sono poi vite che vanno perdute, no? E che avrebbero invece molto senso se rimanessero in foresta, che è il luogo che appartiene loro. Che cosa fare? Da tanti anni tutte le organizzazioni ambientaliste come Trentino Insieme si pongono questa domanda, cioè qual è la strategia? Non ce n'è una sola, ci sono tante strategie che possono progressivamente aiutare a salvare l'Amazzonia. Intanto bisogna creare nuove aree protette, bisogna isolare, diciamo così, arginare l'espansione umana creando dei santuari, delle zone dove non si può entrare, non si può prelevare, non si può distruggere. Secondo punto, bisogna combattere l'illegalità, perché la mancanza di regolamentazione, la mancanza di normative non solo nazionali, brasiliane, ma internazionali, non fa altro che favorire comportamenti illegali. Pensate solo che il 60% del legname prodotto è illegale e l'Europa acquista la metà del prodotto esportato. È una questione di illegalità ed è una questione anche di domanda. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini, dobbiamo cambiare il nostro stile di vita. Non volere il mobile pregiato, non voler mangiare carne tutti i giorni, non voler consumare così tanto, ma ridurre il nostro impatto sul pianeta per poter preservare quelle zone ancora, diciamo, naturali. E poi bisogna iniziare a riconoscere valore alla foresta, perché la foresta ha un valore ambientale, scientifico ed ecologico, ma può avere un valore anche in termini di relazione alla specie umana, perché offre dei servizi ambientali, che sono quelli, ad esempio, contro la crisi climatica, il servizio ambientale delle precipitazioni, il servizio ambientale del ciclo dell'acqua, il servizio ambientale del mantenere l'equilibrio globale stabile. Bisogna considerare che più foresta proteggiamo e meno emissioni di anidride carbonica diciamo produciamo. Bisogna garantire brevetti e i diritti alle popolazioni indigene, devono essere loro a guidare la gestione della foresta. Non può essere uno Stato sovrano, non può essere qualcuno dall'estero, devono essere loro ad avere il pieno possesso del loro patrimonio. E poi bisogna valorizzare quei prodotti che possono essere estratti dalla foresta in maniera sostenibile. Sono pochi, però ci sono. La noce dell'Amazzonia è uno di questi e Trentino Insieme ha fatto un grande progetto per diciamo promuovere la filiera produttiva della noce dell'Amazzonia, l'açaí. Ci sono prodotti che estratti possono diventare commerciabili e non fanno male alla foresta, nel senso che non viene intaccata l'integrità della foresta. Lei si riferisce alle noci brasiliane? Esatto, esatto. Soprattutto nella nostra zona, Trentino Insieme ha fatto per diversi anni un progetto di sostegno ai nativi rispetto alla raccolta e alla commercializzazione della noce dell'Amazzonia, senza farla arrivare chiaramente in Italia, perché sarebbe insomma ambizioso. Però a livello locale è un'ottima fonte di reddito sostenibile. E adesso veniamo insomma a noi, a Trentino Insieme. L'idea è che l'uomo e l'ambiente siano interconnessi e se vogliamo salvare l'ambiente bisogna sostenere gli uomini che ci abitano necessariamente questo. Trentino Insieme nasce dalla volontà del professor Orlando Pizzini, che mi ha gentilmente introdotto prima, e ha sede a Trento, quindi è insomma assolutamente di casa. La sede trentina non le ha impedito però di muoversi nel mondo e di andare anche molto lontano in questi quasi 20 anni e di fare cose importanti in continenti che sono flagellati da sempre da grandi povertà e da grandi minacce. L'idea di fondo è di creare un modello che permetta di conservare la foresta agevolando lo sviluppo sostenibile delle popolazioni native, popolazioni che chiedono ovviamente attenzione, che chiedono diritti, che chiedono anche progresso ovviamente,
perché ogni nativo dell'Amazzonia vorrebbe mandare i figli a scuola, come vogliamo noi chiaramente per i nostri figli. Bisogna dar loro la possibilità di farlo, di avere un reddito, un lavoro, senza impattare il patrimonio naturale, ovviamente. Per il Tiro Insieme inizia tanti anni fa e inizia in Brasile con un progetto che si chiamava Nucleo Infantilci a Fausta di Pecem ed era un progetto sociale soprattutto, no? Correggimi se sbaglio, Rolando. Giusto, giusto. E voleva sostenere famiglie povere e i loro bambini nello stato del Ceará. E grazie a questo progetto fu costruita una scuola, un ambulatorio medico, un punto anche di ricezione, insomma, un consultorio per i problemi sociali, un laboratorio di artigianato, un teatro e una biblioteca. Quindi l'idea era supportare dal punto di vista sociale questo progetto. Posso spiegare questo progetto? Sì, certo. Scusatemi. A sorpresa, perché scusate, non immaginavo, ma siccome il partner locale era purtroppo l'amico scomparso Claudio Spagnoli, e quindi dalla volontà comune è nato Trentino Insieme, io qui in Trentino con ovviamente amici sostenitori trentini, che all'inizio erano veramente tanti, tanti. Ecco, la filosofia di fondo è rimasta in Trentino Insieme, cioè questo nucleo Fertilti a Fausta, che sarebbe la zia di Claudio, il nome, aveva come obiettivo finale l'autosostentamento. C'erano anche la lezione a distanza. E quindi il fatto di creare anche un piccolo laboratorio di artigianato, la storia è molto lunga, non sto qui ad annoiarvi o rubare tempo prezioso a Chiara, era quello poi di renderlo indipendente. E molte persone che avevano i bambini ad adozione a distanza, nel momento in cui abbiamo tra virgolette vinto, il nucleo infantile si sosteneva da sé, erano quasi deluse: ma come, il mio bambino non posso più mandare i soldi? No, fai altri progetti, fai altri. Quindi è stata una grande vittoria, come quella che appunto sta proseguendo Chiara ed Emanuela e gli altri amici di Trentino Insieme a Shishou, il fatto di dire adesso vado avanti con l'autosostenibilità, certo. Che è un valore grandissimo se vogliamo uscire dall'ottica dell'assistenzialismo e dell'elemosina, perché non funziona più. Bisogna aiutare queste persone nelle loro vocazioni e nei loro desideri, dando loro la possibilità di essere autonome in futuro, perché anche la dipendenza continua da fondi europei è comunque un danno, un condizionamento e diventa una mancanza di libertà, no? Non gli devi dare il pesce, ma la canna da pesce. Sì, questo slogan, che altrimenti veniamo percepiti come dei Babbo Natale che arrivano, no? Quindi ci accolgono in modo sorridente, ma diventano dipendenti. E questo era l'obiettivo proprio. È importante avere persone sul luogo che conoscono i nativi per avere successo su questi progetti. Quindi Claudio è stato fondamentale, è lui al 90% che ha fatto tutto, quindi io sono. E in questo caso è fondamentale avere Emanuela a Shishou, altrimenti sarebbe un fallimento. Grazie. No, tra l'altro averla là, parliamo di Emanuela Evangelista, che è una biologa che da 15 anni vive nell'area di progetto, e dire che è radicata sul territorio è abbastanza un eufemismo, nel senso che ha famiglia lì, è residente in Brasile, cioè. E questo ha permesso di poter comprendere veramente le necessità dei nativi, di non arrivare dall'esterno con dei preconcetti o con dei programmi già prestrutturati, ma di poter capire con loro di volta in volta di cosa c'era bisogno e soprattutto
di capire i desideri di crescita. Da sempre i nativi ci esprimono un solo desiderio, che non è dateci da mangiare, ma insegnami un lavoro. Fammi studiare, insegnami, fammi un corso di formazione perché io possa essere poi un agente forestale, un agente ambientale, molti di loro sono adesso assunti come tecnici sanitari, un lavoro che consenta loro di rimanere, no? Poi in quelle zone che sono le loro terre. Perché immagino che non basti costruire, io ho partecipato con un'elargizione, diverse elargizioni negli anni, in questi anni, per costruire scuole, ospedali nel sud del Sudan. Uh-huh. E allora, io non ho avuto ruoli di nessun tipo, ho solo dato una mano uh-huh. sul piano finanziario, ma dico, bisogna, non basta costruire una scuola, bisogna poi formare degli insegnanti, bisogna poi dare, i medici negli ospedali, lì non ce ne sono, comunque devono essere formati, le tecnologie che sono avanzatissime in Europa nell'ambito delle terapie mediche, adesso si fanno gli interventi a distanza dei clienti. E quindi però questo aiuta, perché se tu hai un bravissimo chirurgo a Londra o a Roma, può operare anche a distanza, certo. Ovunque nel mondo, anche, quindi, ma tutto questo richiede formazione, richiede impegno di spesa, e poi qual è il rapporto con gli enti, con i governi locali? Appunto, percepiscono come un'invasione di campo, c'è competizione, ci sono attriti, mi chiedo io, non so, perché poi è sempre problematico, poi anche fare del bene a volte si viene presi in malo modo, no? Nel senso che. Guarda, non so. sulla necessità di formazione prima che di costruzione, noi ormai siamo, ma siamo sempre stati in realtà di questa idea. Il nostro modo di lavorare, per esempio, prevede che la costruzione è l'ultimo punto del progetto. Cioè prima si parte un anno prima, intanto con la lista dei bisogni. Quindi ci sono delle riunioni con tutti i villaggi, con tutte le comunità per capire se c'è più bisogno di una scuola o di un ambulatorio o di tutte e due. Una volta capito il bisogno si fanno delle selezioni di personale, e quando pensiamo all'ambulatorio pensiamo subito al chirurgo, no, veramente c'è bisogno anche di chi sa funzionare l'impianto elettrico, sa usare la muratura per poter fare le riparazioni, di chi viene a pulirlo, di chi fa i rifornimenti di medicinali, di chi guida la barca per poter portare le medicine da Manaus a lì. Cioè il chirurgo è proprio l'ultima delle figure che cerchiamo. Gli infermieri, i tecnici sanitari, i tecnici di laboratorio, perché non è detto che l'infermiere sappia poi analizzare un campione di sangue per vedere se c'è se il paziente ha la malaria, per esempio. Quindi c'è tutta la formazione del personale. Una volta che il personale è formato e contrattato, e questa è la parola chiave, perché tu puoi formare una persona, ma se poi non le puoi garantire che lavorerà lì per 10 anni e che prenderà uno stipendio, l'hai formata per niente. Questa persona, a noi è capitato, formavamo persone che poi andavano con il loro diplomino a lavorare a Manaus, perché non potevamo garantirgli un lavoro stabile. Allora lì interviene, e arrivo al secondo punto, il rapporto con le istituzioni. Cioè l'idea è, e funziona quando è una sinergia, cioè noi andiamo, per fare un esempio, al Ministero della Salute, alla Segreteria Provinciale di Salute, e diciamo: allora, i soldi per la formazione li mettiamo noi, i soldi per l'ambulatorio li mettiamo noi, i soldi per l'equipaggiamento li mettiamo voi, ma tu mi garantisci per questa persona uno stipendio per 5 anni, perché sennò se ne va. Cioè è una professionalità che io ho formato, contribuito anche con spese, con soldi, e che perdo il giorno dopo perché non ho un lavoro da offrire. E questa deve essere la partnership, e di solito funziona, sì, perché quello che non funziona è ovviamente l'invasione straniera, per carità, ma non è mai stato veramente nemmeno il nostro modo di agire. Ma quello che funziona è dire: io arrivo fino qui perché so che tu, segreteria di salute o comune, non ci arrivi, però da lì in poi ci devi pensare tu. Perché le persone poi sono più che contente di firmare un bel contratto di lavoro che dice che io farò l'infermiera qui a casa mia con la famiglia vicino per 10 anni,
ovviamente è solo un vantaggio. Sì. Anche indigeni, sì. Sì, 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 certo. No, 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 sono solo nativi. Sì, 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 sono nativi. Adesso poi, ecco, infatti, parlavo dei primi progetti, ma semplicemente perché per narrarvi un pochettino che lungo percorso ha avuto Trentino Insieme, perché 20 anni sono tantissimi, li abbiamo speso tutti ormai metà della nostra vita con Trentino Insieme praticamente. Il progetto successivo fu Menina Quane, per i bambini nati in carcere, ed era un progetto direi soprattutto femminile, no? Rivolto soprattutto alle mamme di questi bambini. Sì, è una pagina dolorosa questa. Non fa niente, noi raccontiamo anche, insomma, è ovvio che non è una strada lastricata solo di successi, non potrebbe essere. Ho visitato il carcere femminile di Salvador de Bahia proprio per verificare questo progetto assieme a 2 volontari locali, e purtroppo ci siamo accorti che gli aiuti che venivano dati sparivano. E io ho visitato anche le celle, ho parlato anche con le ragazze malettate. Visitare un carcere brasiliano è un'esperienza dolorosa, dolorosa veramente, per vedere e i bambini che ci stanno dentro anche. E a me è toccata la decisione, e ancora oggi ne soffro, perché vabbè, se tu porti 10 almeno uno arriva, è già qualcosa. Però io devo decidere o sì o no. Oh no, certo. Che anno era? Ho deciso o meno di Salvador de Bahia. Che anno era? Che anno era? Mi sembra 2015. No, prima. Prima? Guarda, ho la mia età e quindi... E è stata una decisione che hanno affidato a me. E io ho sentito odore, un brutto odore là dentro, da parte, insomma... dello staff. E quindi ho deciso di no. Poi, chiaramente, i sensi, ma forse uno arrivava, forse, però... Non mi sembrava nemmeno giusto per chi dava, no? Come poteva essere il professor Tugnoli che dice. No, certo. Perché guardate, io adesso Chiara ha la stessa filosofia, stesso modo operativo mio, però se una persona mi affidava 10 euro, arrivavano 10 euro. Certo. E le spese me la collavo io. E quindi per me era fondamentale mantenere questa filosofia, proprio perché sentivo la fiducia dei donatori. Il fatto che un problema simile, scusate, esiste anche in Africa, e il progetto di cui parlavo è affidato a Suor Giovanna, che manda un resoconto, quindi non ci sono altri intermediari, quindi c'è un conto corrente intestato alla Suor Giovanna, la quale manda un report in cui dice cosa fanno, come vanno le cose, eccetera. Non è facile laggiù, no, perché non ci sono facile. Anche aggressioni, ci sono... però almeno mandi i soldi, sai che bene o male sono, non sono distratti da qualche altra parte, e hanno dato conferma anche altri intellettuali africani che lavorano in Europa, i quali hanno danno per scontato, lo dicono tranquillamente, che i governi africani sono corrotti e c'è una trafila di corruzione che è veramente scandalosa, e che quindi gli aiuti anche che vengono dati dagli stati europei, dalla comunità europea, non vanno a destinazione, non vanno a destinazione. Quindi sì. Allora cosa si fa? Cioè, bisogna evitare, altrimenti sono danari che andrebbero dati alle persone. Allora a questo punto non mandiamoli per vie istituzionali che poi spariscono, no? Andiamo alle persone sulla base di progetti specifici, controllati, in modo che si sappia cosa. Sì, nel mio caso diciamo che non avevo le prove, però sentivo questo clima, e soprattutto sostenuto dai volontari locali che appunto avevano fortissimi sospetti. E lì dovevo decidere. No, poi se diciamo la soffiata viene dall'interno, vuol dire che qualcosa di losco c'è. In questi casi secondo me la filiera cortissima è la strategia che vince. Cioè, se dal donatore al beneficiario
c'è una sola persona, una sola organizzazione che riceve e dà, riceve e dà direttamente, allora funziona. Quando le spiegavo prima il rapporto con le istituzioni, noi non diamo mai fondi alle istituzioni pubbliche, mai, per nessun motivo al mondo. Noi facciamo un accordo che è da qui a lì faccio io, costruisco io l'ambulatorio, non ti preoccupare, poi tu fai il resto con i tuoi soldi, ma soldi da noi non ne vedi. Quello che noi facciamo, infatti non abbiamo partner locali, perché siamo noi, diciamo, locali. Avere lì Emanuela consente di svolgere le pratiche bancarie, burocratiche, per cui diciamo non è neanche una filiera, cioè è semplicemente uno step. Lei gestisce i fondi, coordina, rendiconta, fa le fatture, fa tutto lei, ha dei collaboratori chiaramente formati, ma fa tutto lei, e questo consente di non intanto di non disperdere i fondi, perché anche senza nessuno che ruba, ma quando la filiera è molto lunga, io prendo per le mie spese, poi prendi tu per le tue spese, e alla fine arriva niente. In questo caso non c'è niente da prendere, perché arriva tutto direttamente lì, e questa è la nostra grande fortuna, ma è una rarità, perché mi rendo conto che poi le grandissime organizzazioni hanno 1000 uffici, 1000 sedi e un sacco di organizzazioni minori, no? Satellite che girano intorno. Queste organizzazioni gigantesche, purtroppo si sa che una percentuale elevatissima va solo per gli stipendi, per per automantenersi, ma mi pare una percentuale oltre il 50%. Sì, sì, poi adesso con la nuova legge oltretutto deve essere tutto trasparente, perché adesso c'è la riforma del terzo settore, e quindi tutto sarà ancora più trasparente di com'è, e tu vedi dei bilanci. Ecco, volevo chiedere, dal 2008 al 2020, sostegno continuativo, e poi dopo? E poi... sarà un'altra campagna. E poi no, è stato bellissimo fino al 2020, poi io non so perché, ma deve essere cambiato qualcosa nelle poltrone, io immagino, certo. Ma è un'ipotesi. È un'ipotesi. L'ipotesi, no, io non voglio dire, per carità, no, no. Però c'era un ottimo ufficio di cooperazione internazionale alla provincia autonoma di Trento, con cui noi abbiamo lavorato dal 2008 al 2020, ma non così. Noi abbiamo lavorato tutti gli anni con loro, in maniera continuativa, mensile, con dei report mensili, rendicontazioni mensili, e loro hanno sostenuto 1, 2, 3, 4, 6 nostri progetti dal 2008, di cui uno enorme, pluriennale, veramente con un impegno, una dedizione, che poi a un certo punto nel 2020 è sparita e non se ne è saputo più niente. No, ma non c'è bisogno di commentare, no, chiaramente lo sappiamo. Non commenterei. Ecco. Ma io posso anche, è giusto anche citare, tipo Rotoglass o Autobrennero, che hanno... aziende virtuose che adesso, diciamo, negli anni e anche ora, danno il loro contributo, che è fondamentale, ovviamente. È fondamentale perché ci aiuta a fare i progetti, va bene, ma è fondamentale che venga dalle aziende anche. Cioè che le aziende abbiano... capito, stiano capendo sempre di più che devono fare parte di questo gioco, cioè non possono sottrarsi, no? E c'è una responsabilità. Ma poi non ci sarebbe niente di male nel pensare che un'azienda in questo modo si fa conoscere, e quindi sicuramente, perché no, il traffico commerciale, assolutamente. E l'export, giustamente, perché c'è niente di male in questo. No, anzi, credo che i consumatori abbiano il diritto di sapere se comprano un prodotto che viene da una filiera virtuosa o un prodotto che viene dalla deforestazione. Quindi credo che le aziende abbiano il dovere, oltre che anche il guadagno, no, a comunicare questo tipo di iniziative, ma abbiano il dovere di comunicarlo, perché il consumatore vuole sapere. Oggi siamo tutti consumatori più responsabili e più attenti a questo tipo di aspetti. Andando avanti, arriviamo in Amazzonia, ecco qua, questi sono insomma alcuni dei nostri nativi, ma poi ve ne faccio vedere altri, insomma noi siamo affezionatissimi a queste persone, perché alcuni di loro ovviamente li abbiamo incontrati così, e oggi sono agenti ambientali, guardie forestali,
lui è l'assistente alla cooperativa e ovviamente 20 anni sono tanti, quindi sono ragazzi che crescono, che restano con noi, che fanno famiglia, producono figli e lavorano con noi in maniera stabile, questo è insomma motivo di orgoglio per noi. Loro sono, non sono indigeni, non sono indios, loro sono caboclos, che è una popolazione meticcia. Loro sono abitanti dei fiumi, si dice, cioè vivono sulle rive dei fiumi in palafitte, hanno tutte le tradizioni, gli usi e i costumi degli indios, perché pescano e cacciano, diciamo, secondo la tradizione. Allora, scusi, sono meticci di indios e neri? No, indios, neri e, brasiliani. E brasiliani. Sì, esatto. Incroci. Sono degli incroci. Il problema è che mentre gli indios oggi in Amazzonia hanno per fortuna grandi programmi di protezione e supporto, i caboclos, che sono tantissimi, sono la stragrande maggioranza della popolazione amazzonica, non solo sono poverissimi, ma non rientrano nemmeno nei programmi governativi. Cioè non hanno diritto all'istruzione, alla sanità, al lavoro, quindi non hanno nessun tipo di diritto anche sociale e umano, banalmente, e quello che ne deriva è una estrema emarginazione. Sono fasce della popolazione brasiliana in generale che non godono appunto di nessun tipo di diritto e che vengono veramente emarginati e sono chiamati infatti non a caso il popolo invisibile, perché non sono indios e non sono cittadini di Rio, come dire, e sono nel mezzo, no? È un ibrido, sono legati alle tradizioni della foresta, ma al tempo stesso sono anche persone che si muovono tra Manaus, che vanno, si spostano con la barca, quindi hanno anche contatti con la civiltà, no? Con noi per esempio, insomma, da sempre. E poi questa è un'altra grandissima vittoria, insomma, ne parlavo anche prima che iniziasse la conferenza, perché lo raccontiamo sempre con molto orgoglio. Dopo 17 anni di battaglie civili, finalmente nel 2018 è stato firmato il decreto presidenziale per la creazione della riserva estrattivista del Basso Rio Branco e Rio Javaperi, detto, diciamo, in maniera più semplice, il Parco Nazionale dello Javaperi, che è grande come il Trentino ed è un luogo di grandissima biodiversità, di grandissima importanza ambientale ed è oggi un vanto, perché anche grazie al lavoro di Trentino Insieme finalmente è un'area protetta. E riserva estrattivista vuol dire che solo i nativi possono gestire e controllare l'uso delle risorse naturali. Quindi caccio, come dicevamo prima, ma solo per il villaggio. Mi serve il legno per la casa? Posso tagliare un albero, ma sono 5.000 persone in un'area come il Trentino, ma non per venderlo in Europa. Bravissimo, esatto. I progetti che Trentino Insieme ha fatto negli anni sono tantissimi. Adesso faccio una carrellata veloce, non so coi tempi se sono lunga, può andare bene, ok? Allora, abbiamo iniziato dalla salute, perché in quel luogo era l'emergenza, era la priorità. Erano popolazioni che non avevano niente, né medicine, né strutture sanitarie, né controlli sulla malaria, niente. E quindi abbiamo cominciato con intanto la formazione sanitaria, le ho messe sparse ma non è un ordine cronologico. La formazione sanitaria e la sensibilizzazione, perché ovviamente insegnare o comunque promuovere buone pratiche di igiene, di controllo dei bambini, di alimentazione, faceva in modo anche di prevenire tante malattie, no? Un grande programma di controllo sulla malaria, sulla salute materno-infantile, perché i parti in Amazzonia sono sempre stati molto molto delicati e, vista la lontananza dai centri urbani, molto a rischio ovviamente, perché se ci metto 15 ore per andare in un ospedale, insomma, la mortalità infantile infatti era abbastanza alta purtroppo. Quindi con, diciamo, anche partnership con ad esempio il Banco Farmaceutico in Italia, che tutti gli anni nella giornata del farmaco, che è il 9 febbraio, ci dona parte dei farmaci raccolti, e con una grande organizzazione brasiliana che sono i Dottori dell'Acqua, che viaggiano su quel battello gigantesco che ha dentro tutto, dalla sala operatoria alla poltrona del dentista, abbiamo fatto tanti progetti per portare
salute, cure mediche, farmaci, terapie, tutto gratis ovviamente, non va neanche detto, e anche con programmi di sicurezza alimentare e di accesso all'acqua potabile, perché ci immaginiamo l'Amazzonia come un luogo di fiumi puliti, ma in realtà le malattie legate anche ai batteri dell'acqua erano molto, molto, molto gravi, soprattutto per i bambini, la verminosi per esempio. Posso chiedere? Allora, le popolazioni primitive hanno sempre, da che mondo il mondo, ha avuto loro tecniche, magari sciamaniche, lo sciamano era in fondo il medico, no, della, e le erbe, eccetera. Allora c'è stata la necessità di convincerli che quella medicina lì non era sempre efficace, comunque bisognava sostituirla. Allora no, non c'è stata questa necessità, perché loro integrano molto bene la medicina tradizionale e i loro rimedi, infatti loro hanno un rimedio per tutto ovviamente, mal di schiena, mal di testa, però in alcuni casi la medicina tradizionale non arrivava non tanto a curare quanto a capire la malattia, malattie che spesso erano legate anche al fatto che queste popolazioni non vivevano solo in foresta, ma andavano anche a Manaus. Quindi se io vado a Manaus per 3 mesi perché ho trovato lì lavoro come muratore, per esempio, e in quei 3 mesi mi becco un inquinamento così pazzesco che come minimo ho appunto poi problemi di asma, di respirazione. E quindi loro purtroppo nella loro naturalità hanno contratto anche malattie che sono invece nostre, che sono delle metropoli. E quindi è stato necessario, anche prima di Trentino Insieme, ovviamente, insomma nei decenni, integrare le conoscenze tradizionali mediche con la medicina moderna, non so come vogliamo chiamarla, insomma. Però loro integrano molto bene, infatti non sono amanti dei farmaci, non sono per niente, meno male tra l'altro, insomma, non sono molto amanti dei farmaci, però sono come dire, stati molto ben disposti, anzi hanno segnalato loro per primi l'esigenza per esempio di aiutare le donne incinte a partorire, o comunque non a partorire, per quello lo fanno in casa, ma a controllarsi durante il parto, cioè loro non facevano nessuna ecografia. E poi purtroppo i casi di malformazioni oppure di problemi al feto ce n'erano, e quindi loro stessi hanno detto: guardate, noi vorremmo andare a fare almeno 2 ecografie in città durante i 9 mesi per vedere che vada tutto bene. È stato anche un altro programma, quello di portare le ragazze a fare le ecografie. E poi insomma arriviamo al capitolo più nero della storia, diciamo, di questi ultimi anni, che è il Covid, che lì è stato il flagello. Lì dove non ci sono, anche a Manaus, dove non ci sono ospedali, dove i medici non erano preparati, dove hanno finito le bombole di ossigeno dopo 2 settimane, la gente moriva per strada. E Emanuela, insomma, ne ha avuto testimonianza e l'ha visto con i propri occhi. Anche nelle grandi città le strutture ospedaliere che sono collassate qua, figuriamoci là, non hanno retto questo tsunami dovuto al Covid. E quindi Trentino Insieme si è attivata per intanto aiutare i nativi a restare isolati. Cioè si è capito subito che l'isolamento, come qui, poteva essere la salvezza. Quindi il lockdown è durato molto più che qua, per esempio, è stato lunghissimo, e Trentino Insieme ha distribuito dal 2020, e ancora lo stiamo facendo veramente, 50 tonnellate di cibo, medicine, mascherine, detergenti, canne da pesca, qualsiasi cosa che potesse servire alle famiglie per restare in casa tranquille, perché ovviamente insomma, in una palafitta non hai certo, a parte che in molte case non c'è la corrente elettrica, non puoi neanche conservare i cibi, e quindi erano costrette ad andare nei supermercati o nei grandi mercati di Manaus, e questo, devo dire, l'isolamento è stata la chiave per proteggerli, perché nel parco ci sono stati veramente pochi casi. E il vaccino? Il vaccino è stato... Il vaccino è arrivato, beh, non velocissimo, diciamo che i bambini sono stati vaccinati settimana scorsa per la prima volta, però hanno fatto tutti 2 dosi, anche in foresta, e anche lì abbiamo aiutato la segreteria di salute
anche in quel caso senza dare fondi, ma dicendo facciamo una bella cosa. Allora, voi recuperate i vaccini e noi vi portiamo la barca. Quindi noi siamo andati col battello in due grandi città, non un altro, il nostro, proprio quello, un battello donato dalla PAP, in due grandi città a prendere fisicamente gli infermieri, a prendere i frigoriferi con i vaccini e portarli su. E quindi la segreteria di salute ha accettato, non sarebbe mai venuta fin lassù chiaramente, cioè, non ha, nessuno aveva interesse a vaccinare queste persone. Però siamo riusciti a farli vaccinare tutti, la prima dose è stata difficile perché i nativi non avevano ben capito cosa fosse, c'era un po' di reticenza, però poi una volta acclarato che era la soluzione, la seconda dose è andata liscissima e adesso stanno facendo la dose anche i bambini, credo sopra i 5 anni, probabilmente come qua in Italia. E quindi insomma la grande pagina della salute e la grande pagina dell'educazione e della formazione, perché lo dicevamo anche prima, niente si può fare se non hai poi le persone formate, non tanto sensibilizzate al problema ma formate, cioè persone in grado di lavorare. E qui infatti abbiamo fatto corsi per meccanici, guide ambientali, guide turistiche, agenti sanitari, tecnici agricoli, raccoglitori di noci, chi più ne ha più ne metta in 20 anni. Ad oggi devo dire che quasi ogni persona del parco ha una sua collocazione professionale, magari non molto specializzata, però ci sono tanti meccanici, tanti agenti sanitari e ognuno ha più o meno un lavoro, perché se io ho imparato a fare il meccanico poi di fatto dei lavoretti li trovo, no? per portare avanti la famiglia. La conservazione e la ricerca scientifica sono punti fondamentali dei progetti Trentini Insieme, perché proteggere la foresta è possibile solo se la si conosce, quindi bisogna conoscere l'immensa vastità di biodiversità amazzonica, e abbiamo fatto tanti bei progetti anche qui. Poi io vi lascio le slide ovviamente per qualsiasi cosa insomma vi possa interessare. L'ultimo, visto che parlavamo di crisi climatica e incendi, sono i droni. Perché con un'università inglese stiamo mettendo a punto dei prototipi di droni con materiali naturali che i nativi possono montare e smontare facilmente per controllare i focolai di incendi nel parco. Perché in realtà è un grande dispendio economico mandare in giro le persone con le barche. E per lo spegnimento? Per lo spegnimento diciamo dell'emergenza, subito intervenire? Un po' lì è un altro paio di maniche, perché i pompieri non ci arrivano lassù. Non ci sono pompieri che arrivano fino lassù. Perché avvistare va bene, ma poi bisogna... No, lì arriva la popolazione nativa. Il problema, il punto è, diciamo, la chiave della soluzione è beccarlo subito l'incendio. Sì. Perché se è piccolo arriva il villaggio, scavano la trincea intorno e lo spengono. Se nessuno si accorge degli incendi perché non viene rilevato subito, come nel 2016 noi abbiamo avuto un grandissimo incendio nel parco enorme che è arrivato anche alle case, insomma è stata una tragedia, e lì il problema era stato di non aver capito che c'era un incendio, per cui non c'è stata tempestività. Però devono essere poi nativi a fare un po' da soli per poterlo spegnere, non ci sono istituzioni. Mi scusi se interrompo, ma c'è mai stato qualcuno che ha teorizzato che quella scacchiera di foresta, campo coltivato, eccetera, poteva essere un metodo per bloccare gli incendi, visto che... Sì, c'è stato nella, diciamo, ecco, tra le tante, tra le baggianate che sono state inventate, no? esatto, ce l'hanno venduto anche così, però sì, assolutamente, come un tagliafuoco, dei tagliafuoco, no? Esatto, che poi loro non ce lo vendevano male, perché in realtà poi quegli incendi in Amazzonia sono soprattutto di sottobosco, non prende fuoco quasi mai l'albero gigante, prende fuoco proprio il basso sottobosco, sì. Che però distruggendo tutte le specie diciamo più basse toglie nutrimento e toglie possibilità di vita anche alle specie più imponenti, no, ovviamente. E qui va bene, insomma, il fulcro di Trentini Insieme poi è lo sviluppo sostenibile, quindi la famosa autosostenibilità.
ho visto che prima era assegnato il Muse. E ah, ecco, sì. Questa è stata una grande collaborazione, no? Bravo, fai bene a ricordarlo, perché il Muse è stato nostro amico, lo è ancora veramente, cioè assolutamente siamo, come dire, gemellati da un grandissimo, un bellissimo progetto finanziato sempre dalla provincia autonoma di Trento, che aveva a che fare con i crediti di carbonio, cioè con la compensazione delle emissioni di CO2 della provincia di Trento. Questo progetto si svolgeva in Amazzonia e in Tanzania, quindi abbiamo gemellato Amazzonia e Africa, Tanzania dove il Muse ha praticamente tutti i suoi progetti. Ed è stato un bellissimo, sono stati anni molto belli perché Trentino Insieme è andato in Tanzania, il Muse è venuto in Amazzonia, ci siamo scambiati, abbiamo messo fototrappole, abbiamo fatto un sacco di censimenti, monitoraggi, insomma era molto orientata dal punto di vista della conservazione scientifica, e fu un'iniziativa virtuosa della PAT che in tempi veramente illuminati pensò di poter dare un contributo volontario, no, alle emissioni che tutti noi facciamo, provochiamo nel mondo, compensandole con la conservazione forestale. Bellissima idea di gente molto illuminata, però insomma è finita lì, ecco, purtroppo. Invece poteva essere un bellissimo percorso, e questa è un'occasione mancata, perché il Trentino poteva veramente darsi lustro con un'iniziativa di questo tipo, che però andava ovviamente prolungata negli anni. Però è stato interessante anche e soprattutto poi il rapporto con il Muse. Abbiamo fatto anche una mostra molto bella al Muse, le foreste di vita, stupendo. E qui ecco, questo è il fulcro di Trentino Insieme, che è offrire ai nativi delle opportunità di reddito a basso impatto ambientale, a lungo termine e autosostenibili. Il turismo, a cui arrivo velocemente, anche qui finanziato dalla PAT, che ci ha permesso di costruire dei piccoli bungalow che ancora oggi funzionano, sono bellissimi, e due battelli per il trasporto dei turisti, ha consentito dal 2009 ad oggi, Covid permettendo, perché poi ovviamente non si poteva viaggiare durante il Covid, ma in questi anni ha consentito alla cooperativa locale e alle famiglie native di guadagnare con un lavoro che consentiva di proteggere l'ambiente, perché come dire, in vacanza in Amazzonia ci vai solo se l'Amazzonia c'è, quindi diciamo la protezione si intersecava benissimo poi con il reddito sostenibile, e questo è diciamo un po' il principale metodo grazie al quale i nativi si sostentano, nella speranza che il turismo ricominci presto dopo il Covid, perché diciamo eravamo chiusi fino al mese scorso. E scusa se cito nuovamente, in questi progetti è stata importante sia l'autostrada del Brennero che Rotoblas, che sostiene ancora. È vero, Rotoblas sostiene ancora oggi. Rotoblas diciamo ha appena accettato di sostenerci in un progetto che è proprio di conservazione del parco, di gestione del parco. Quindi monitoraggi, sorveglianza, controllo ambientale, controllo degli incendi, e Rotoblas insomma è un nostro partner e ne siamo proprio insomma, contenti. Scusi, e Fondazione Caritro vi ha dato sussidi? Perché bisogna, no, Fondazione Caritro emana dei bandi per, che coprono anche il settore diciamo del volontariato e del sostegno, diverse attività di carattere sociale, quindi potrebbe essere interessante che voi ogni tanto guardate i bandi e partecipate, no? Perché è molto importante come istituzione. È vero, e mi ricordo diversi anni fa, non ci hanno mai finanziato nessun progetto, sono sicura, però a un certo punto avevamo guardato dei bandi, non so se erano gli anni in cui avevamo i finanziamenti della PAT o un pochino prima, però sicuramente ad oggi sì. Può essere. Certo, perché non possono più, cioè non c'è più il problema di tanto, ci sono altri finanziamenti che in qualche modo.
No, anzi. Altro. Anzi, voi siete in una situazione, i bandi di servire, dovete servire i bandi. Lo faremo. E poi soprattutto tenere conto del fatto che ci vuole molta pazienza per la compilazione. Certo. Lo so, lo sai, no? E ci vuole pazienza e poi non scoraggiarsi se per caso quell'anno lì non ritenti, cioè, anche perché cambiano le persone, cambiano i modelli storici. Assolutamente sì, anche perché il parco ovviamente è creato, ma questo non vuol dire che vada avanti da solo, no, nel senso che le politiche, c'è tanto da fare, tantissimo, tanta formazione ai locali, ci sono 14 villaggi da supportare e soprattutto è un'area che è molto appetitosa, no? Sia per i governi così che hanno delle mire espansionistiche, sia per le multinazionali, quindi è un'area, proprio perché è intatta e di grande biodiversità, è un'area a cui guardano molte multinazionali, quindi il lavoro, diciamo che insomma, sicuramente ci proveremo e speriamo che possa essere anzi una linea di sostegno, assolutamente sì. Anche perché, se posso dire, rispetto ai primi anni, quasi con facilità riuscivo a radunare per una cena e raccogliere fondi 40-50 persone, amici, cosa che invece dal 2010-2012 è diventato sempre più difficile. Quindi è cambiato, certo. Sì, dal 2008 in poi, no? Sì, prima riuscivo a raccogliere, certo, anche qualche migliaia di euro, così ci troviamo a cena, guardiamo qualche slide di Fortaleza e dopo è sempre stato più difficile e quindi grazie a queste istituzioni si può... Sì, sono sicuramente delle ottime opportunità, anche perché per esempio Trentino Insieme non vive praticamente di donazioni private, proprio per il motivo che diceva Rolando, cioè negli ultimi anni è sempre più difficile o comunque... come dire, sono simboliche, ecco, sicuramente molto utili, però qui servono interventi strutturali. Certo, sì, chiaro. C'è una situazione di critica dal 2008 in poi, appunto l'equivalente pubblico che negli anni 90 e primi anni del 2000 era generosissimo nel finanziare progetti di ogni tipo, no? In Trentino e anche altrove. Poi da allora... è stato un decremento progressivo e per cui i privati sono chiamati in causa a sopperire a queste, dove possono, secondo la loro volontà e sensibilità. C'è poco da fare, perché altrimenti certo. non si va da nessuna parte. Sì, sì, assolutamente, no, è verissimo. Bene. Allora possiamo passare... Esatto, e adesso insomma per raccontarvi che cosa abbiamo fatto in Trentino e insomma qui ho messo tante belle foto di eventi, questa è la mostra Muse, questa è una conferenza proprio gestita dalla PAT, questo è il libro di Orlando Pizzini, forse uno dei... Quanti ne hai fatti sull'Amazzonia? No, ho fatto quello e ho raccolto sui 1000 rotti euro. Tutto fatto. Abbiamo portato nativi in Trentino, se ne parlavamo prima, che sono venuti a visitare tanto le bellezze del Trentino, ma poi a conoscere proprio anche il liceo Prati. Sì, assolutamente. E però vi faccio spiegare meglio da un nostro collaboratore, che è il dottor Giacomo Pontara, che cosa abbiamo fatto con i giovani in Trentino, perché noi siamo convinti che dai giovani arriverà la soluzione di tutto. E quindi insomma lo invito a salire. Grazie. Sì, era fine inverno del 2017 e io entravo per la prima volta in un'aula, era il liceo classico qua vicino. Entravo come educatore ambientale, entravo senza sapere esattamente chi trovare, come conoscere, come approcciare anche a un tema che era tanto delicato e ancora nuovo per me. L'Amazzonia, parlare di Amazzonia, parlare di sviluppo sostenibile e di biodiversità. Ed è stato così che, conoscendo le persone, si iniziava a vedere già le domande, l'interesse, quella scintilla della curiosità
e le domande che facevano. Questo è il primo, il liceo classico, poi dopo il liceo scientifico, anche qui di Trento, scendendo i Galilei, poi anche l'Istituto Tecnico Agrario in San Michele, e un gruppo di universitari avanti di Fucipi di Trento. Ma secondo me la cosa più interessante è stata nel momento in cui siamo venuti a conoscere le scuole elementari. La scuola elementare di Villazzano, per la precisione, la scuola Tomasi. Proprio perché dai bambini è partita un'altra scintilla, e anche dalle maestre, quella dell'entusiasmo. Lasciarsi coinvolgere dall'informazione, dalle immagini, dal racconto. Questi bambini, quando vedevano la foresta che bruciava o tagliata, restavano scossi. Quando vedevano i loro coetanei nelle classi di una scuola fatiscente, si guardavano intorno, guardavano la loro classe in cui stavamo insieme e iniziavano a pensare alle differenze e alla fortuna che avevano. Ed è stato proprio là che quindi ho ricevuto una domanda anche un po' spiazzante, una domanda che mi ha fatto riflettere per più giorni anche, proprio perché è una domanda anche fra generazioni. Cosa possiamo fare noi bambini per questo? Cosa possiamo fare noi bambini per salvare l'Amazzonia e per questi bambini di questa scuola, dello Shishou? È una domanda che faceva questo bambino, che faceva un bambino per una scuola, che faceva un bambino per una generazione quasi, e che io mi rigiravo fra le mani, e poi dopo nel pensare sono tornato alla scuola e proprio con il progetto Mariba, così per informare. Tutto inizia così, con l'informazione, con rendere i cittadini di domani più responsabili, più consapevoli del tesoro che c'è, dove stanno e nel mondo in cui stanno, a partire dalle foreste del Trentino, quindi del valore che c'è, dei servizi che offrono, come diceva Chiara prima, a quelli anche dell'Amazzonia. Principi simili, scale diverse, però unicità in entrambi i casi. E questo proprio ha fatto partire l'informazione, che così ha continuato a camminare sui suoi passi, dal book del bambino che andava a parlare con l'altro bambino, con il genitore, e quindi loro che iniziavano a creare dei piccoli lavoretti che i genitori poi compravano, e le cui offerte sono andate anche a contribuire significativamente per la ristrutturazione della scuola in Amazzonia. Quindi ecco già un impatto che i bambini poi dopo hanno potuto vedere in fotografia. I bambini crescevano, quelli di seconda elementare arrivavano in quinta elementare, i bambini delle fin delle elementari sono andati alle medie, però avevano i fratellini che vedevano le fotografie della scuola ristrutturata. C'era un tetto, prima non c'era un pavimento, le pareti ora erano biancate, erano anche nuove, lì le piogge fanno marciare molto velocemente anche la struttura. E questo ha proprio permesso così, cioè, alcuni bambini si sono emozionati, perché hanno visto che hanno contribuito anche loro in qualcosa. Questo con l'informazione, quindi soltanto, ma anche con un contatto, un rapporto epistolare che Trentino Insieme ha facilitato. Un rapporto epistolare che ha creato un ponte fra Villazzano e l'Amazzonia, con dei libroni che preparavano di immagini, di colori, di foglie appiccicate, di semini raccolti, di piccole letterine anche, di loro disegni sulla natura del Trentino e poi sulla natura dell'Amazzonia, che così noi affidavamo agli ecoturisti, che noi stessi anche portavamo, e così i due mondi si conoscevano. E anche nell'immagine di prima, qua si vede per esempio l'immagine di una classe delle elementari, e un'altra immagine prima anche eravamo in Amazzonia stessa, nello Shishou, con i bambini Caboclos. Quindi ecco l'entusiasmo che si è contagiato fra generazioni e anche in diverse classi, in diversi posti della stessa terra. E cosa ci fa suggerire anche questo? Che grazie a Trentino Insieme si è riusciti così a costruire, come dire, un'informazione per i cittadini di domani, e ad aiutare anche la formazione in una scuola, quindi in Amazzonia, per i guardiani del futuro dell'Amazzonia stessa, quindi anche facilitare l'educazione di questi stessi cavolos. Questa è una cosa, ma Trentino Insieme è riuscita anche così a creare un impatto che non si è limitato soltanto a informare, ma appunto a portare una nuova scuola nel cuore dell'Amazzonia. E infine, i bambini si sono resi conto che non si è mai troppo piccoli o troppo deboli per poter cambiare un pochino il mondo,
per poter fare qualcosa. E questa per noi è anche una lezione, perché ci spiega quanto girarsi dall'altra parte o dire che è impossibile, che non posso fare niente, che ci penseranno gli stati, ci penserà loro o altri, è una scelta troppo facile e di quanto anche un bambino possa fare. Giusto, verissimo. Verissimo, infatti poi tra l'altro da questo gemellaggio con la scuola Tomasi è nato un bellissimo programma di educazione ambientale che stiamo portando avanti tutt'oggi e che avrà, diciamo, il suo massimo picco quest'estate in tutti i villaggi del parco con tutti i bambini del parco. Quindi ci sono programmi di sensibilizzazione sulla foresta, sull'ambiente, di conoscenza anche di altre foreste. Infatti abbiamo preparato del materiale didattico sulle foreste trentine, gli animali trentini, e questo scambio di conoscenze li porta veramente ad avere una visione molto più ampia rispetto a, insomma, come può succedere anche ai bambini qua italiani, no? Capire e sapere che c'è dall'altra parte del mondo un bambino come te, uguale a te, che allo stesso modo vuole proteggere la natura. E quindi abbiamo, insomma, il progetto di educazione ambientale con i bambini è un po' il centro dei prossimi mesi, sarà il centro dei prossimi mesi e speriamo, insomma, che abbia successo, insomma, ma sappiamo che, insomma, i genitori là sono molto attivi e molto ben disposti. Bene, la salutiamo allora. E io vorrei ringraziare il dottor Contara, la dottoressa Posa, il professor Pizzini, perché hanno dato prova appunto di questa sorta di entusiasmo per creare il cittadino del mondo, del futuro. E che cos'è la pace? La pace è la capacità di comprendere l'altro e entrare in sintonia con lui e quindi cooperando e collaborando su un piano di parità, quindi questi scambi presuppongono appunto una concezione paritaria, no, dei rapporti. Certo, ed è straordinariamente importante che questi progetti possano non solo decollare, che vorrei ormai avere un'esperienza, possano proseguire, perché è nel tempo che abbiamo i frutti, i risultati. Non si può mai, nessun progetto dà dei risultati nell'immediato, ed è comunque, al di là del risultato, è una concezione, è un modo di vivere, è un metodo modo di considerare i rapporti tra gli esseri umani, tra le nazioni, tra gli stati e tra gli individui. Giustamente il rapporto tra le nazioni può subire dei blackout, abbiamo avuto prova qualche settimana fa, ma i rapporti tra le persone invece possono agevolare il superamento di queste ostilità, che a volte sono preconcette e sono comunque da demolire. Grazie e buona fortuna, insomma. Grazie a voi, grazie ancora per l'invito e grazie mille, davvero.